nell'ultima settimana le questioni più rilevanti che ho dovuto affrontare sono due. Una, Finmeccanica, e il problema della ipotesi di cessione di aziende Finmeccanica genovese, Ansaldo Energia STS. Due, il bilancio del comune. Su Finmeccanica col presidente della giunta regionale Claudio Gurland e col commissario della provincia Fossati ci siamo recati a Roma. Abbiamo incontrato il ministro dello sviluppo e delle infrastrutture Passera. L'incontro è stato positivo, nel senso che abbiamo trovato un interlocutore attento, interessato e sensibile. Non abbiamo parlato solo di Finmeccanica, abbiamo parlato anche di infrastrutture ferroviarie a Genova e in Liguria. Positivo per questo aspetto, assolutamente provvisorio e parziale per altri, nel senso che il problema Finmeccanica rimane tutto da risolvere. Io ritengo che sia sbagliato, l'ho detto e lo ripeto, cedere aziende senza preoccuparsi di garantire loro un futuro, per cui per Finmeccanica è necessario, a mio giudizio, considerare che Ansaldo Energia, Ansaldo STS sono un pezzo importante del patrimonio industriale del paese al quale non si può rinunciare. Di esse ci deve essere un azionista forte pubblico capace di trovare dei partner industriali in grado di garantire un futuro alle imprese. Il secondo argomento è quello del bilancio del comune. È iniziata la discussione in consiglio comunale, proseguirà questa settimana. Il messaggio che voglio mandare a tutti è questo: l'amministrazione è impegnata nella difesa dei servizi che non possono essere compressi al di sotto di un limite che renderebbe penose le condizioni di vita di tanti cittadini. Per questo è necessario trovare delle risorse. Al momento abbiamo deciso, senza alcuna soddisfazione, di fissare, per essere certi di trovare le risorse, l'aliquota IMU sulla prima casa al 5 per 1000. L'impegno nostro sarà quello di verificare da adesso a settembre tutti i possibili risparmi al fine di ridurre possibilmente questa aliquota, mantenendo comunque sempre a un livello decente i servizi per i cittadini.